Scuote la politica regionale l'ultima inchiesta della magistratura che attraversa tutta la Toscana, ma va ad incidere in particolare sullo smaltimento dei residui della lavorazione conciaria nel distretto di Santa Croce. Il presidente della giunta che interviene in aula prima dell'assessore all'ambiente annuncia via l'emendamento contestato e sotto inchiesta, emendamento varato un anno fa. La regione in questa vicenda è parte offesa. La tutela dell'ambiente deve essere una priorità per chi amministra la Toscana, lo è certo nelle dichiarazioni di tutti i gruppi politici che chiedono controlli più severi per prevenire le ecomafie. Queste ultime ormai traggono enormi profitti dalla gestione irregolare dei rifiuti. C'è un altro argomento molto importante all'attenzione dei consiglieri, la riforma di Fidi Toscana. Scana la finanziaria regionale che dovrà essere un motore per la ripartenza auspicata, ne parla l'assessore Marras e apre un confronto serrato tra le diverse forze politiche. La data limite del 25 aprile nella sostanza è stata rispettata, i toscani con più di 80 anni sono stati vaccinati almeno con la prima dose. Un primo traguardo dopo tante polemiche, faremo il punto anche oggi ed evidenzieremo i nodi da sciogliere. Intanto il difensore civico di cui il Consiglio regionale approva l'operato apre un nuovo sportello territoriale, stavolta a Livorno. Ne parleremo meglio venerdì prossimo, ecco intanto le immagini della conferenza di inaugurazione. Proprio un anno fa il Consiglio regionale, nella seduta del 26 maggio del 2020, approvava un emendamento che a quanto si apprende è al centro di quest'ultima inchiesta. Un emendamento forse volto ad alleggerire i controlli sugli scarti della lavorazione conciaria. Il primo annuncio lo dà proprio il presidente che introduce il dibattito insieme alla nuova assessora all'ambiente Monia Monni e ripete alcuni concetti poi davanti alla TV. Personalmente ho cercato di evidenziare che sulla base dei fatti la Regione Toscana si costituirà parte offesa e quindi con determinazione e chiarezza sarà al lavoro accanto a quello che sono le indicazioni dei magistrati a cui va la nostra piena fiducia, accanto a quello che è il lavoro che viene complessivamente svolto per accertare la correttezza degli atti e dall'altra parte mi sono sentito di proporre che per evitare qualsiasi fraintendimento interpretativo quell'emendamento approvato il 26 di maggio sia revocato e quindi abrogato, visto che poi nell'anno in corso non ha prodotto effetti perché gli uffici hanno continuato a interpretare secondo le disposizioni nazionali, così come la gerarchia delle fonti in materia ambientale le propone, sovraintese naturalmente a quelle che possono arrivare dal livello regionale. Visto che non ha prodotto effetti in un anno, tanto vale approvarlo e lunedì noi faremo partire l'iter attraverso una delibera di giunta. Le sue parole tuttavia non convincono le opposizioni che chiedono ulteriori spiegazioni. Montemagni e Torselli, capigruppo di Lega e Fratelli d'Italia, rivendicano la scelta di una nuova commissione di inchiesta sulla vicenda, ma partono da considerazioni più generali sulle infiltrazioni criminali e mafiose e sulla tutela necessaria dell'ambiente. Abbiamo richiesto la tutela ambientale e la salvaguardia del nome del distretto conciario, perché non è giusto che per pochi ci rimetta un settore che è un fiore all'occhiello della Toscana. Chi ha sbagliato, se ha sbagliato, deve pagare. Tutti gli altri devono essere tutelati perché si tratta di posti di lavoro e si tratta di un comparto troppo importante per noi. Sul tema ambientale, invece, dobbiamo per forza ravvedere che ancora non ci sono state date notizie su come si intende agire. Però c'è necessità di agire velocemente, altrimenti quei rifiuti che sono sui territori rischiano poi di creare un vero problema dal punto di vista ambientale e anche della salute dei nostri cittadini. Quindi continueremo a chiedere quelle cose a cui non abbiamo ricevuto risposta all'interno della commissione d'inchiesta che abbiamo chiesto insieme a tutto il centrodestra, perché riteniamo che portare avanti la strada della legalità, della chiarezza e della correttezza sia il minimo di quello che si può fare quando si siede all'interno delle istituzioni. E il presidente Gianni speriamo che chiarisca meglio rispetto a quello che ha fatto in aula le sue posizioni nelle prossime ore, perché avere un presidente significa anche avere la responsabilità di tutti i cittadini della Toscana e abbiamo chiesto a lui di mettere al centro la sua onorabilità anche per la prosecuzione di questo mandato e purtroppo ad oggi devo dire che le sue risposte probabilmente sono state scritte da un bravo legale ma non certo da un bravo politico. Intanto oggi l'Aula ha riconosciuto, tutte le forze politiche hanno riconosciuto che purtroppo la mafia esiste anche in Toscana, la mafia esiste in Toscana e si fa sentire
e questo è già un primo traguardo, visto che una settimana fa la maggioranza si era rifiutata di approvare la richiesta di Fratelli d'Italia che chiedeva di istituire una commissione permanente antimafia. Quindi un primo passo avanti lo abbiamo fatto. La seconda invece discussione è una discussione tutta politica e non può il Presidente Gianni, non può la maggioranza trincerarsi dietro la magistratura deve fare il suo corso. Perché la seconda discussione, che è quella sull'esistenza o meno di legami tra dei centri di potere e la politica, è una discussione tutta politica e deve essere fatta e affrontata nella sede più naturale, che è l'assemblea che rappresenta tutti i cittadini della Toscana. Cioè noi vogliamo sapere se in Toscana esistono dei centri di potere, che siano i conciatori di Santa Croce o che siano chi vogliono, ma dei centri di potere che decidono al posto dei cittadini chi fa l'assessore, chi fa il dirigente in Regione Toscana, che scrivono leggi che consegnano poi a dei consiglieri che le presentano senza neppure sapere cosa c'è scritto dentro, che vengono votate in maniera anche poco trasparente. Di diverso tenore è il giudizio della maggioranza, in particolare il capogruppo del Partito Democratico evidenzia il contributo dato da Gianni alla chiarezza e in particolare quello dell'assessore Monni con il suo lungo intervento in aula. Una ricostruzione attenta di quello che è stato l'impegno della Regione Toscana per quanto riguarda il suo intervento nel distretto conciario, per quanto riguarda la sostenibilità del medesimo e per quanto riguarda le attività che la Regione doveva svolgere. E da lì abbiamo potuto apprendere, perché questa comunicazione, che da molti è stata valutata come tecnica, ha anche invece un alto valore politico, perché ci fa comprendere come la Regione abbia svolto il suo ruolo con i suoi dipendenti e anche con i suoi amministratori che hanno supportato e indirizzato i dipendenti. La Regione ha regolato, la Regione ha controllato, la Regione ha diffidato. Cioè parteciperemo alla commissione d'inchiesta, ma abbiamo fatto una proposta ben più sostanziale e ben più strutturale, quella di trasformare l'osservatorio che oggi abbiamo per i beni confiscati in un osservatorio per la legalità. Lo stesso Ceccarelli smentisce alcune ricostruzioni giornalistiche sulla tensione ipotetica tra Giunta e gruppo del Partito Democratico a proposito della revoca dell'emendamento alla legge 20 del 2006. Non è, dice lui, una sconfessione di quanto abbiamo fatto l'anno scorso. Quell'emendamento, lo ricordiamo, puntava a sottrarre il consorzio Acquarno dall'obbligo di sottoporsi alla procedura di autorizzazione di integrazione ambientale AIA, ma fu subito impugnato dal governo. Per il resto abbiamo nella risoluzione che abbiamo depositato ieri sera, quindi a smentire chi stamattina ha ricostruito una posizione diversa tra il Presidente e il gruppo del PD in relazione al superamento di quello che viene definito l'emendamento, che in realtà prevede, il ripristino dell'impianto di quella che era la legge 20 precedentemente a quell'intervento. Ma il motivo per cui andremo a ripristinare la legge 20 è soprattutto il fatto di non vedersi eventualmente annullare un impianto legislativo sul quale si basa la possibilità di avere impianti misti come quello che hanno presupposto un lungo percorso di collaborazione e di investimenti tra pubblico e privato, che hanno coinvolto le istituzioni locali, la regione, le imprese, il Ministero dell'Ambiente. Del Movimento 5 Stelle vengono accolti all'unanimità due documenti per dare più peso agli studi e alle ricerche sulle infiltrazioni mafiose reali o tentate anche nella nostra regione, ma il giudizio dei 5 Stelle sulle parole di Gianni resta critico. Le risposte che sono state date oggi alla richiesta di comunicazione sono state per lo più tecniche e molto poco politiche. Invece quelle politiche erano quelle che secondo noi il Presidente Gianni doveva dare in questo momento. Perché quello che viene ricostruito dalle intercettazioni e dalle fonti di stampa appare essere drammatico per il modo in cui la maggioranza che attualmente è al governo e che lo era negli anni scorsi sembra gestire la politica e i suoi rapporti con il territorio, le aziende, le imprese e quant'altro. È gravissimo perché apre dal punto di vista istituzionale una sfiducia incredibile da parte dei cittadini e soprattutto perché il risultato di tutto questo è che oggi in Toscana siamo consapevoli di camminare in strade e terreni
profondamente inquinati e soprattutto che sono stati oggetto dell'attenzione delle mafie. Noi non riusciamo a dare garanzia ai cittadini per quello che succede. E se davvero dovesse emergere, cosa che mi auguro non accada mai, che ci sono delle relazioni più profonde tra la politica e mafia o criminalità organizzata, allora esattamente un minuto dopo questa giunta dovrebbe cadere. Più chiarezza la chiede anche il capogruppo di Forza Italia Marco Stella, che parla di alcuni elementi chiave nell'analisi di quanto sta accadendo. Il primo è che si è tutti innocenti fino a che non si dimostra il contrario. Il secondo elemento è che con grande chiarezza vogliamo capire quello che è successo in Regione Toscana e per questo primo proponente Forza Italia, firmato da tutti i colleghi di centrodestra, abbiamo chiesto una commissione d'inchiesta sulle infiltrazioni mafiose in Toscana. Vedete, i report che ci sono stati negli anni, a partire da quello della Fondazione Caponnetto, ci mettono un campanello d'allarme. Su quel campanello d'allarme e sulla vicenda della quale abbiamo trattato oggi in Consiglio regionale, noi vogliamo estrema chiarezza, vogliamo far luce, vogliamo capire quello che è successo, con la tutela da un lato di un territorio importante e di un distretto fondamentale per l'economia del nostro territorio, che vale 2,8 miliardi, il 15% del PIL toscano, 6.000 addetti, dall'altro capire se le procedure amministrative che sono state messe in campo dalla Regione Toscana sono state, a detta così dell'inchiesta, inquinate da infiltrazioni mafiose. Ecco perché abbiamo detto sì all'eliminazione di quell'emendamento approvato nella seduta del maggio scorso. Al momento del voto vengono respinti molti altri atti presentati dalle opposizioni e l'altro gruppo di maggioranza, quello di Italia Viva, definisce positivi comunque gli esiti di questo lungo confronto in aula. Intanto una presa di posizione forte da parte nostra, di solidarietà alle persone ovviamente indagate, alle loro famiglie, massima fiducia nella magistratura, bene che indaghi se qualcuno ha violato le norme. Abbiamo constatato questa storia molto dolorosa che ci dimostra che la mafia esiste, esiste in Toscana, in Italia come nel mondo, è molto forte, serve una politica più forte in grado di contrastare le mafie, serve una politica ambientale molto attenta alla salute dei cittadini e serve una politica in grado di rappresentare i sistemi economici ma mai di farsi condizionare dagli stessi. Serve che la politica appunto ricopra un ruolo straordinario, questo ho chiesto come monito al Consiglio regionale. Bene che la Toscana si sia definita parte offesa, a mio avviso è parte offesa anche il Consiglio regionale, semplicemente per il semplice fatto di pensare che un'attività legislativa possa aver aiutato qualcuno, perché non ha aiutato nessuno. Ci sarà presto un intervento sul regolamento del Consiglio regionale per prevenire nuove possibili situazioni di rischio o fraintendimento. L'annuncio arriva direttamente dal presidente Mazzeo. Io sto cercando di tenere insieme due bisogni entrambi importanti. Da un lato la tutela delle minoranze, quindi la possibilità di dargli il tempo per presentare gli emendamenti relativi agli atti che la maggioranza presenta, e dall'altro anche una garanzia a tutti i membri dell'Assemblea legislativa della congruità del regolamento. Nelle prossime settimane completerò il lavoro insieme agli uffici e spero davvero entro l'estate di approvare un nuovo regolamento che tenga insieme questi due capisaldi: garanzia delle minoranze e quindi possibilità di svolgere il loro lavoro nella maniera migliore possibile, e dall'altro garanzia di tutta l'Aula affinché tutto si svolga in maniera, nella maniera più corretta possibile. Prende forma la nuova FIDI Toscana, la finanziaria che, pensate, esiste da metà degli anni 70 e che adesso dovrà cambiare indirizzo, probabilmente diventare una società in house. Adesso è partecipata solo al 50%, qualcosa in meno, dalla Regione Toscana, e ci sono le partecipazioni delle altre banche che però hanno spostato quasi tutte i loro centri decisionali fuori. L'assessore Leonardo Marras traccia le linee per questa riforma che potrà compiersi nelle sue intenzioni già entro l'anno. Spiega al nostro telegiornale che la nuova FIDI non entrerà nel capitale sociale delle imprese che finanzierà e che, nonostante gli errori riconosciuti del passato, il nuovo corso sarà diverso. Non sarà, insomma, una piccola IRI la FIDI che nascerà entro l'anno e corrisponderà, dice Marras ancora, alle esigenze delle imprese e dell'economia della Toscana. Sono indirizzi condivisi pienamente dai due gruppi di maggioranza. Sono le linee giuste o occorre veramente fare una riflessione attenta, partendo da quello che FIDI Toscana ha rappresentato negli anni che ci stanno alle spalle, con risposte anche molto importanti, per cercare di avere
uno strumento che possa accompagnare le nostre imprese nel mercato finanziario del futuro, definendone quale sarà la natura, quale sarà la dotazione. Quindi credo che affidarsi ad una società specializzata sia un'altra scelta importante, perché noi dobbiamo ascoltare tutte le proposte che arrivano, quelle dal Consiglio di amministrazione di Fidi Toscana attuale, quelle che possono venire da soggetti istituzionali, da soggetti creditizi, da soggetti sociali o economici. Serve oggi uno strumento, un soggetto finanziario nuovo che sia in grado da una parte di intercettare i finanziamenti comunitari, di essere un'interfaccia nei confronti del governo anche per le risorse del Recovery Fund e nello stesso tempo sappia emergere e far emergere dal basso, dal territorio, le idee imprenditoriali migliori, accompagnare la crescita delle imprese, investimenti nei capitali, nei mini bond, nella possibilità di strutturare le aziende per il capitale che molte volte manca, ma magari ci sono le idee. Quindi deve essere un soggetto finanziario che sia da collante, da una parte verso il basso, nelle aree di sviluppo economico della Toscana, dove il territorio, la regione, i sindaci conoscono le imprese migliori che stanno emergendo, dall'altra un'interfaccia verso l'alto che sappia intercettare finanziamenti comunitari e nazionali. Quindi mi auguro che questo sia l'anno della svolta. Che sia necessario cambiare non lo mette in dubbio più nessuno, il problema è come. La consigliera Tozzi della Lega presenta le proposte sue e del suo gruppo, che guardano anche a quel che accade in altre regioni. Ci sono tantissime esperienze, perché ogni regione naturalmente ha il suo modello. È chiaro che la scelta del modello si lega secondo noi a quelle che sono le strategie economiche della regione, perché se ne è necessario un braccio operativo tempestivo che sia anche parte di una struttura organizzata e forte, possiamo guardare a tantissimi modelli, che possono essere ad esempio in Liguria, dove c'è anche il coinvolgimento ad esempio degli enti locali, oltre che delle camere di commercio, ma possiamo guardare anche al modello lombardo. Però ripeto, noi dobbiamo in questa fase essere molto molto cauti, perché certe operazioni richiedono accortezza, oltre che però dei tempi accettabili, e lo ripeto nuovamente, le risorse pubbliche devono essere spese con oculatezza e con buon senso, perché oggi non ci possiamo più permettere errori. Parlano di un progetto ancora troppo vago i consiglieri di Fratelli d'Italia e non mancano certo gli ostacoli. Ma è vago soprattutto per la Giunta, nel senso che fino a che non ci saranno le valutazioni dell'advisor, che dovrà fare sia una valutazione finanziaria sia una valutazione se sia possibile o meno una partecipazione unica con il cosiddetto in-house providing da parte della Regione Toscana, sia a maggior ragione una volta superato questo se questo soggetto in-house possa svolgere determinate operazioni di natura finanziaria, perché naturalmente già oggi Fidi Toscana è soggetta al controllo di Banca d'Italia e quindi evidentemente deve rispondere a tutta una serie di criteri e di requisiti per esercitare le proprie attività finanziarie. Staremo a vedere quando arriverà il responso. Come Presidente della Commissione Controllo ho chiesto naturalmente che questa Commissione e il Consiglio regionale sia messo a parte dei passaggi fondamentali. Neppure il capogruppo di Forza Italia intravede la svolta vera ancora. Il giudizio resta sospeso per il futuro, per il passato invece è negativo. Non siamo soddisfatti perché prima dobbiamo fare la fotografia di quello che è successo. Fidi Toscana negli ultimi 10 anni ha perso 47 milioni di euro. Negli ultimi 10 anni ha bruciato quasi 70 milioni di euro di capitalizzazione. Questo è quello che è successo in Regione Toscana con Fidi Toscana. Lo dicevamo da anni, state attenti perché quella società, così come oggi in house, non può andare avanti. E non può andare avanti perché ormai c'è stata la modifica della lettera L del decreto Bassanini, le garanzie le dà il credito centrale e quindi è anacronistica tenuta così come oggi. Però non ci ha soddisfatto perché non ci ha detto dove andremo. La faremo in house, con quali tempi, se continuiamo così Fidi Toscana perderà dai 3 milioni e mezzo ai 5 milioni di euro ogni anno. E non possiamo permettercelo perché il nostro territorio e le nostre imprese hanno bisogno di un istituto di credito regionale che eroghi non solo le garanzie ma che eroghi direttamente i soldi. E questo deve essere fatto insieme a Sviluppo Toscana. La Regione Toscana deve sostenere un processo di fusione e di accorpamento, ma lo deve fare in tempi rapidi. Alla fine c'è pure il voto, passa a maggioranza, 20 sì e 16 no, la risoluzione, insomma il documento del Partito Democratico, respinti invece gli altri atti collegati presentati da Fratelli d'Italia e Lega. Non manca neppure oggi in Regionando l'aggiornamento sulle vaccinazioni in Toscana, numeri che cambiano di giorno in giorno, anche direi di ora in ora, però al momento dello svolgimento della seduta
Noi abbiamo fatto il punto anche perché domenica 25 aprile era il termine indicato per le prime dosi a tutti gli over 80. Sì, il traguardo degli over 80 è stato raggiunto, mi pare un risultato assolutamente importante, grazie anche all'organizzazione della macchina con tutti i medici di medicina generale. Procedono anche gli altri livelli di vaccinazione, c'è però da recuperare in maniera forte, da dare un imprinting forte sulla vaccinazione degli estremamente vulnerabili, che devono essere conclusi il più velocemente possibile, e dei caregiver. Durante la seduta di giovedì della commissione però c'è una sottolineatura che diventa una richiesta esplicita. Per cosa? Andare a chiudere più velocemente possibile, mettere tutte le dosi di Pfizer che sono libere sugli estremamente fragili e vaccinare tutti i caregiver. Questi sono la priorità assoluta della Toscana in questi giorni e noi chiediamo formalmente alla Giunta di fare questo scatto che è assolutamente necessario, perché è chiaro a tutti che ormai le quantità anche di estremamente fragili a vaccinare non sono altissime, ma è importante, è un segno di civiltà, chiudere velocemente questo livello, questa vaccinazione. La commissione speciale, decisa all'inizio di aprile dal Consiglio regionale proprio per monitorare la campagna vaccinale, adesso è ufficiale e si insedierà mercoledì 5 maggio. Ne faranno parte 6 consiglieri di maggioranza, 4 d'opposizione, però a questo punto, visto che la commissione sanità ogni settimana il giovedì analizza la situazione, chiediamo al vicepresidente della stessa commissione sanità, Andrea Ulmi, se la commissione speciale, quella nuova, ha un senso politico ancora. È una commissione sostanzialmente di tipo politico affinché possa indirizzare questa fine di emergenza di pandemia, perché la pandemia, lo vorrei ribadire e farei un appello a tutte le persone, la pandemia è un qualche cosa che purtroppo rimarrà in maniera sinusoidale, perché a un certo momento tra un po' coloro che si sono vaccinati a febbraio dovranno ricominciare a rivaccinarsi, quindi sarà una situazione assolutamente, si replicherà le necessità che abbiamo avuto. Speriamo di non avere le stesse problematiche. Lo ricordiamo dunque, la commissione speciale si insedierà mercoledì 5 maggio. Per Scaramelli di Italia Viva dovrà coinvolgere anche personalità esterne. Credo che nei passaggi più difficili una consulenza degli scienziati, dei tecnici, di coloro che lavorano sui vaccini sia necessaria e fondamentale, altrimenti il rischio è che la politica molte volte parli da sola, non coinvolga le funzioni dirigenziali, mentre dobbiamo tenere insieme politica, funzioni dirigenziali delle ASL, dell'assessorato, ma anche scienziati che siano di supporto, se magari non in maniera strutturale, comunque come consulenza esterna sono convinto che queste persone sono in grado di dare un aiuto, una proposta e sicuramente un sostegno al lavoro che faremo nelle prossime settimane. Della Commissione Sanità, quella attuale, fa parte anche il consigliere Petrucci di Fratelli d'Italia. La Giunta sconta lo stesso difetto che ha scontato in maniera costante in queste settimane, in questi mesi. Non dice le cose chiaramente come stanno. Di vaccini ne è arrivati all'incirca questa settimana lo stesso numero di quelli che sono arrivati nelle settimane precedenti, con la differenza che da questa settimana è iniziato il secondo giro, ovvero la seconda somministrazione di tutti quei vaccini che prevedono la somministrazione di 2 dosi. Quindi è evidente che se arriva allo stesso numero, ma una buona parte di quel numero viene utilizzato come seconda dose, diminuisce il numero delle prime dosi, cioè dei nuovi vaccinati. Allora, queste cose qui vanno spiegate chiaramente ai toscani. Registriamo il parere anche degli altri gruppi, naturalmente. Sentiamo Galletti del Movimento 5 Stelle. Quello che risulta, ci sono ancora molte persone che devono essere contattate dalle ASL e il fatto che comunque si sia riusciti a completare una buona parte non nasconde comunque che questo è avvenuto con un gravissimo ritardo. E con altrettanto grave ritardo si sta attivando la commissione speciale per quanto riguarda i vaccini. Una volontà, secondo me, evidente della Regione Toscana di non voler fare un monitoraggio, un'analisi di ciò che è andato storto per cercare di riparare. Quindi un mancato riconoscimento di tanti errori che sono stati fatti e di cui, lo ripeto, non si può attribuire esclusivamente la responsabilità a minore quantità arrivate. Molto duro resta il giudizio del capogruppo di Forza Italia Stella, che ricorda altre priorità e le definisce vere e proprie urgenze adesso. Non solo gli over 80, gli over 70, ma i super fragili e i caregiver.
Ecco, questi due, super fragile da un lato e caregiver, stanno ancora aspettando le dosi vaccinali. Il Consiglio regionale si era espresso in maniera molto chiara: vaccinare i super fragili anche coloro che sono nel follow up della chemioterapia, cioè che non hanno finito la chemioterapia soltanto nei 6 mesi. Noi stiamo ancora aspettando che quell'atto di indirizzo del Consiglio regionale diventi realtà. Tutto questo è inaccettabile. Se l'Assemblea legislativa regionale ha un senso e si dà un indirizzo, l'assessore quell'indirizzo lo deve rispettare. Oltre al difensore civico che inaugura il nuovo sportello a Livorno e vede approvata dai consiglieri l'attività svolta nel 2020, ne parleremo con molte interviste venerdì prossimo, il Consiglio approva il rendiconto finanziario relativo al 2020, quello del Consiglio regionale, e nomina come rappresentante regionale nella deputazione di Fondazione Monte dei Paschi di Siena Paolo Chiappini. L'indicazione è stata approvata a maggioranza con il voto favorevole di PD e Italia Viva e quello contrario di Lega, Fratelli d'Italia, Movimento 5 Stelle e Forza Italia, in pratica tutte le opposizioni. È stata varata con il solo voto contrario del gruppo del Movimento 5 Stelle la nuova composizione della Commissione per le pari opportunità. Noi torniamo con una nuova puntata di Regionando venerdì prossimo 7 maggio e parleremo molto anche di lavoro subito dopo la festa del 1° maggio.